Video breve per fare le tag con Silhouette Cameo. Io vi do la base per costruirvele da sole e servono per abbellire i nostri progetti di scrapbooking, specialmente album. Queste sono le mie tre che ho creato tempo fa. Poi ve ne volevo far vedere altri tipi. Ho creato queste, sempre con, ho giocato sempre con le forme. Poi ho creato questa. Ah, questa era una tag con a nuvoletta e questa l'ho creata. Prima ho fatto la tag normale con tutte le forme, poi l'ho disegnata con le penne. E infine, ah, questa ve l'ho fatto vedere. Poi ne avevo fatte altre che vi volevo far vedere. Ecco, anche queste. Ops, beh, le vedete uguali. Anche queste sono due tag che avevo fatto sempre con le forme e con l'opzione salda. Bene, ora vi faccio vedere come costruirle. Nuovo. Vi faccio vedere due tipi. Prendiamo il disegno rettangolo e ci disegniamo un rettangolo con i bordi arrotondati questi. Prendiamo l'ellisse e ci disegniamo tre cerchi. Ok? Un cerchio, scusate. Ora andiamo a duplicare. Di solito io faccio tasto destro, duplica. Questa volta invece vi voglio far vedere come fare con il tasto replica. Quindi apriamo la finestra replica e tenendo selezionato, vedi, facciamo a destra. Quindi clicchiamo una volta e così ne duplica uno, un'altra volta e abbiamo tre cerchi, ok? Bene. Questo del centro lo voglio leggermente più grande, quindi lo faccio più grande e lo posiziono a metà, vedete? A metà tra i due più piccoli in modo che vengano sovrapposti. Mi prendo il mio triangolo, anzi no, scusate, seleziono questi, li raggruppo, prendo il mio triangolo, il mio rettangolo e lo posiziono sopra. Seleziono tutti e due, vado nella finestra allineamento e faccio allinea al centro in modo da avere gli stessi spazi di qua e lo stesso spazio di qua. Fatto questo, vado. Ecco, in questo caso posso andare nella finestra modifica oppure tasto destra e modifica e salda, scusate. E la nostra prima tag è quasi fatta. Ora dobbiamo mettere il nostro forellino dove dovremo inserire fiocchetti, spago o quant'altro. Quindi prendo la mia ellisse, la seleziono come, anzi, insieme, vado allineamento e allineo al centro. Poi sempre su modifica, ecco, in questo caso invece devo proprio lavorare da questo pannello perché col tasto destro io vedo solo salda ma non vedo suddividi, quindi vado qui e faccio suddividi. Vedete, qui mi ha evidenziato più di qua, vedete? È più rosso perché vuol dire che ci sono due linee. Io entro, tolgo una, vedete che non ci serve, e se adesso vi faccio vedere, questo è il forellino. Poi vi faccio vedere, vedete, mettiamo riempimento, seleziono,
vedete qui questo che vedete bianco, se lo spostiamo fuori, vedete, è grigio perché questo è uno spazio vuoto. Quando taglieremo verrà tagliato il contorno e questo. Bene, adesso ritorniamo con vuoto e vi faccio vedere l'altra. L'altra, diciamo, quella proprio che si trova poi dappertutto, però io ve la faccio vedere. Disegniamo un rettangolo, prendiamo poi ancora il rettangolo con gli angoli smussati. Ci facciamo un rettangolo e lo mettiamo a pari a quello sotto. In questo caso voglio fare una curvatura diversa, quindi gioco con questi due tallini rossi. Quindi lo porto più qua. Posso magari provare a portarlo un po' più in giù. Vedete, se io cambio questi, automaticamente si cambia questo, cambia questo, cambia questo, ma questi sotto noi non ci porta, quindi selezioniamo tutto. In questo caso faccio salda. Ecco, vedete, qui ho sbagliato, non ho fatto l'allineamento, vedete che è venuto uno scalino, quindi ritorniamo indietro, vado in allineamento, allineo al centro. E faccio salda. Ecco qua. Ora ci mettiamo lo stesso insieme allineamento, allineo al centro, vado su modifica e faccio suddividi. Ed ecco qua la stessa identica cosa. E così le nostre tag sono fatte. Bene, spero di essere stata chiara. Se ne fate, mi piacerebbe vederle. Magari mandate nel gruppo le immagini. Se vi interessa quelle che vi ho fatto vedere, non c'è problema, io vi metterò il file, queste qui. O questa qua. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao.